lo sabato si sa più allegratori, piato qua per petta la mucchieri, con la peppetta ci porta i denari, con la peppetta ci mori lo cori. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti più torno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti più torno. Finalmente non vedevo l'ora di ritornare a trovare il nostro grande chef Antonino. Lui sarebbe sempre quando lo dico. Buonasera e benvenuto. Buonasera Ettore, anche a te. Perché dopo l'ultima cena che abbiamo fatto poco tempo fa ci ha lasciato, diciamo così, con l'acquolina in bocca e con la promessa di ritornarci e di scoprire nuove pietanze, nuovi gusti. Eccoci qua di nuovo di ritorno a farti visita. Con piacere. Allora, Antonino, oggi che cosa ci presenti? Presentiamo un piatto semplicissimo nella composizione, difficilissimo nella spesa, perché bisogna ricercare il prodotto adatto. Sono dei gamberi rossi di Mazara, crudi, con un filo di olio e basta. Che spettacolo! Allora, dicevamo, l'importanza è nella spesa. Perché? Certamente. Cerchiamo di farlo capire agli amici da casa. Gamberi in tutto il mondo ne esistono di tante razze, di tante specie, ma quello nostro del Mediterraneo, specialmente quello rosso, è sicuramente uno dei migliori. E diciamo, dove si può trovare esattamente questa tipologia di gambero? Da dove vieni tu, dalla Sicilia? La maggior parte viene pescato nel canale di Sicilia, un po' nel Mar Tirreno, ma siamo in percentuali del 10-15% rispetto ai gamberi viola, che sono pure eccezionali, ma questo è un prodotto diverso. Mentre nel canale di Sicilia si trova 90%, 75-80% dei gamberi rossi e il resto di gambero viola. Sono gamberi di scoglio, non sono gamberi di sabbia, e quindi non c'è il problema che, diciamo, nel filo dell'intestino ci sia quel residuo di sabbia come nelle mazzancolle, come qualche altra cosa. La cosa che uno deve stare più attento a non distrarre il sapore con altre cose che si vanno ad aggiungere, quindi meno cose si mettono meglio è meglio, e quindi certo. Magari un filo d'olio, anche quello ovviamente deve essere un aromatizzato, olio... Io li faccio aromatizzati al mandarino e al bergamotto come profumo, nient'altro, basta, nient'altro. Quello che conta è il prodotto. Noi diciamo sempre, la spesa deve essere fatta. Certo, qua le mani contano poco, conta molto di più la spesa. Le dobbiamo soltanto posare nel piatto e non intervenire. Ti piace anche sperimentare molto, no? Vedo che hai certo. Utilizzato anche questa cremina al kiwi, che devo dire che è eccezionale. È una salsa a base di menta e kiwi verde, più duro possibile. E ci dà quell'effetto come se fosse limone, ma è il sapore del kiwi che ci dà questa sensazione. Un po' di pepe, un po' di olio d'oliva, basta. La mettiamo in delle polpette di pesce con delle mele soffritte, del pangrattato e l'uvetta di Corinto che noi usiamo molto. E poi sopra, calde, mettiamo questa salsa di kiwi e menta, basta. Una domanda, qual è stato il tuo primo piatto di pesce che hai fatto così per sperimentare? Ma compravamo i totani di fondo e li facevamo arrostiti, piatto semplicissimo. E... Quindi sei sempre partito da una base semplice e poi da lì hai elaborato nel certo. Tempo, no? Però ripeto, molte volte col pesce si deve intervenire poco, che quando fai la zuppa, quando fai l'acqua pazza, più metti cose complicate, peggio è. Il pesce ha il suo sapore e non deve essere contaminato, diciamo, deve rimanere col proprio sapore, delicato e tutto, deve cuocere il giusto, non troppo, almeno per mia convinzione, più cuoce peggio, deve essere cotto il pesce, ma deve cuocere poco. Devo dire che tu ogni tanto nomini questa famosissima fantomatica acqua pazza e io non l'ho mai mangiata, però mi devi promettere certo. Che le prossime volte che ci vediamo faremo la ricetta con o la spigola o la ricciola, un pesce che si adatta, o anche la cernia all'acqua pazza. Stanno bollendo in pentola, per rimanere in tema, tante altre novità. So che tu non vuoi mai svelarle, poco a poco, quindi ci saranno grosse, grossissime sorprese. Ovviamente si parla di cibo, ma anche di come abbinarlo con il vino, giusto? Certamente. Quindi oggi mi hai portato un ospite in più che conosceremo tra pochissimo. La signora è rappresentante della casa Nicosia, hanno degli ottimi vini siciliani
e la particolarità che in questo momento sta andando molto forte i bianchi dell'Etna e i rossi dell'Etna, e loro puntano molto su questa tipologia. E quindi ci faremo dire direttamente da questa signora quale vino si potrà abbinare con la tua cucina e non solo. Certamente, ma no, tanti altri vini. Parlate con lei che è più esperta di me. Ok, allora, prima di andare a conoscere, diciamo, l'esperta di vini in questione, ricordiamo però dove si trova il ristorante Maria. A via Marianna Dionigi 36, che è una traversa di Piazza Cavour. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanto ardore in talo cuore. L'amore siciliano, di letti nalo poco si picchiò. Le notti a Taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, che mette tanta ardore in talo cuore. L'amore siciliano, di letti nalo poco si picchiò. Ci siamo spostati in un'altra parte del ristorante proprio per andare a conoscere la esperta di vini, Lorena D'Apollonio, che oggi è in qualità di rappresentante dell'azienda Nicosia, che è un'azienda siciliana. Siamo nel Tempio della Sicilia e abbiamo deciso di fare un abbinamento con i nostri vini. Nicosia è una delle aziende che ha il maggior numero di vigneti sull'Etna, è un'azienda meravigliosa perché tu vedi l'Etna e il mare, quindi i vini sono fantastici. Loro in questo momento i vini dell'Etna sono i più di moda, diciamo, sono stati scoperti. Come addirittura la zona è stata paragonata alla Borgogna proprio perché c'è un'escursione termica tale che conferisce al vino eleganza, e l'Etna in se stesso dà mineralità, e quindi sono vini, non sembrano vini del sud. I vini della Sicilia sono una cosa, i vini dell'Etna sono un'altra cosa. Un'altra cosa, quindi a che cosa li potremmo accostare? Non del sud, ma? Al nord. Al nord e alla Francia, proprio nelle zone dove i bianchi diventano eleganti, minerali, fruttati e non opulenti, corposi, come in generale sono i vini dove il sole batte e l'uva prende gradazione, mentre nell'Etna la sera la temperatura si abbassa moltissimo, il giorno c'è il mare che fa da specchio e crea un microclima che è ideale. L'azienda si può andare a visitare perché ha un bellissimo ristorante proprio a 700 metri d'altezza, nella zona di Tre Castagni. E noi siamo alle pendici di uno dei tanti crateri dell'Etna, che è il Monte Gorna, e in onore a questo abbiamo fatto proprio in particolare un vino che è il nostro fiore all'occhiello, diciamo. Facciamolo vedere bene alle nostre telecamere. Sì. Questo, diciamo, è un Etna DOC bianco, riserva, non si può scrivere riserva, però è in effetti una riserva. E i vitini che lo compongono sono Caricante e Catarratto, e sono vitini dell'Etna. Poi abbiamo un Etna un po' più bevibile, più semplice, meno strutturato, che è il Fondo Filara. Sempre il vitinio è sempre Caricante e Catarratto, questo blend. Sono i vini molto versatili, tiene dalla bistecca a un piatto di pesce, cioè un vino che ha una certa struttura. Hai nominato la bistecca, qui si mangia prevalentemente pesce, sì, insomma. Sì, sì. Però magari un pesce spada, decisamente pesce. Un trancio di pesce spada, un rosso esatto, per esempio, ecco. Noi abbiamo oltre ai vigneti sull'Etna, abbiamo i vigneti nella zona di Vittoria, dove la produzione, cioè il vitigno autoctono della zona, è Frappato e Cerasuolo di Vittoria. Il Frappato è un rosso da pesce, viene definito un rosso da pesce perché è un rosso che non ha una grossa struttura, può essere messo in frigo perché non ha dei tannini molto forti, perché mettendolo in frigo spesso un vino rosso qualsiasi acutizza i tannini. E il Frappato si sposa benissimo con una zuppa di pesce, con un trancio di pesce spada, con un pesce grasso. Non è un'eresia bere il vino rosso con il pesce. E poi un mio pensiero, ma di molti, l'abbinamento è tra virgolette, nel senso che io posso bere, posso dare la priorità al vino
o al piatto. Io decido che voglio aprire un grande vino. E questa è importante. E bevo, magari mi apro una riserva, cioè la riserva di Etna Bianco, il Monte Gorna, con un semplice carpaccio di pesce. E lì c'è l'esaltazione del vino. Poco fa abbiamo visto un piatto preparato da Antonino che era un crudo di pesce, no? Che cosa ci vedresti ben abbinato di questa cantina con quel piatto di pesce? Come abbinamento proprio ideale, secondo me, è la bollicina. Cioè, noi facciamo in particolare due metodi classici. Uno che è, eccolo qua, diciamo, è il sosta tre santi Etna Doc. In pratica è l'Etna Doc è proprio vitigno autoctono della zona, e è la prima volta che è stata data la DOC a uno spumante metodo classico, perché si parla di solito del nord, ecco. Quindi, e questo è un vanto, è... diciamo che, esatto, già cominciamo, esatto, a prendere, esatto, dei titoli, esatto, anche in posti, diciamo, che uno non immaginerebbe, esatto, sì, diciamo, proprio per questa caratteristica del territorio. E questo fa 24 mesi sui lieviti, è un metodo classico abbastanza strutturato. Più semplice, più abbordabile anche come gusto, è il caricante, sempre metodo classico, e può restare più semplice, più fresco. E questo, cioè, la bollicina ha la caratteristica di un po' pulire la bocca, sgrassare, ci si può andare tutto pasto. Quindi diciamo che questa cantina ha di buono che ne ha di tutti i gusti, no? Sia dai vini rossi, bianchi, bollicine. Sì. Diciamo, avendo 20 ettari di vigneti, sia sulle 20 ettari sull'Etna e poi altri vigneti fuori, si possono permettere di fare anche vari livelli. Io non ci sono tutti i nostri vini, abbiamo anche un Etna più meno strutturato, il Vulcà, che è più leggero, un pochino più giovane, un gusto più da aperitivo, perché poi... Invece il tuo vino favorito della nostra casa qual è? Quale consiglieresti? Il Fondofilara Etna Bianco, diciamo. Perché è molto elegante, minerale, cioè c'è la giusta sapidità, ha una bella struttura, cioè ti lascia un gusto lungo, cioè ti riempie la bocca. Persistente, quindi vino. Esatto. Okay. Poi loro, ecco, anche l'Etna Rosso è eccezionale, però per il pesce, ecco, un frappato va bene come tipo di vino rosso. L'Etna Rosso è più impegnativo, cioè più da carne, insomma, o da primi elaborati, strutturati, insomma. Invece, per quanto riguarda la distribuzione di questo vino, magari uno adesso, avendolo visto in televisione, dice, però è interessante, voglio provarlo. Diciamo, lo possono trovare, si possono trovare in alcuni ristoranti che danno spazio ai vini siciliani. In particolare, ecco, i ristoranti siciliani hanno una vasta gamma di assortimento. Cari telespettatori, se vi abbiamo incuriosito, spero proprio di sì, perché io, amante del vino, devo dirlo, località Tre sono Castagni, curioso di... Cioè, il paesino è stupendo. Tre Castagni, Nicosia, la conosco, è un'azienda che, insomma, ha 5 generazioni e hanno un ristorante bellissimo, vista mare. Quindi, ragazzi, ricordatevi, cantina Nicosia, cercatela tranquillamente visitare su Google, potete visitarla, vederla. Che dire di più? Ci è rimasto, certo, solo che da assaggiare, esatto, il vino. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanto ardore in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano, di letti nalo poco si picchiò. Le notti a Taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardore in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano, di letti nalo fuoco si picchiò.